Buongiorno professore e soprattutto benvenuto. Allora, io prima di tutto, insomma, innanzitutto ti ringrazio davvero per avermi dato l'onore di questa chiacchierata e mi fa davvero molto piacere. E prima di entrare a bomba sui test sierologici, che sono l'argomento del quale parleremo oggi, però io ho una curiosità, cioè noi abbiamo visto le foto che eri in laboratorio a Pasqua, a Pasquetta, insomma un virus ci ha dichiarato guerra, ma tu hai dichiarato guerra al virus. Che cosa sta succedendo? Come sta andando? Ma dunque, abbiamo dichiarato guerra perché c'è una guerra, non c'è dubbio. Quando c'è una guerra non è che c'è il sabato, la domenica o la Pasqua. E noi stiamo raccogliendo campioni dai pazienti ricoverati in policlinico su cui studiamo una serie di parametri piuttosto importanti, tra cui anche la risposta ad alcuni farmaci che funzionano fortunatamente molto bene, diciamo. E se il farmaco viene somministrato appena il paziente entra in ospedale. Appena entra in ospedale o appena deve essere somministrato, non è che guardi se è sabato o domenica e o lunedì e di conseguenza, facendo gli studi che durano diversi giorni, cioè raccogliendo i campioni dai pazienti dopo 2, 7, 10, 20 giorni a tempi fissi, se il giorno 7 ti cade la domenica di Pasqua e o lunedì di Pasquetta, te vieni a prenderlo, fine, e devi lavorare, niente di più. Fortunatamente ho i miei ragazzi che sono meravigliosi e che litigano tra loro per venire a lavorare anche sabato e domenica e anche il giorno di Pasquetta. Per cui. Questa è una cosa bellissima. Beh, ma sono ispirati, insomma, da qualcuno che li porta a fare questa cosa. Quindi, insomma, buone notizie dal lato farmaci, dal lato cura, no? Sì, mamma, sono ispirati che se no li prendo a botte non li pago, per cui devono venire, come dire. Sì. No, poi io sono un po' cattivello perché, come dire, se no rimangono a casa in clausura, per cui sono molto contento di venire a lavorare anche nelle giornate festive, perché almeno prendono una boccata d'aria. È una piccola cattiveria, ovviamente, però scherzo, stiamo scherzando. No, Assolutamente. dicevamo i farmaci. No, allora qui a Modena, ovviamente non sono io la persona indicata a parlare perché io non sono clinico a nome dei pazienti, pur avendo fatto medicina, me ne sono, come dire, mi sono occupato di ricerca e quindi non ho l'occhio clinico, no, la mano clinica, voglio dire. Però, avendo sposato il direttore delle malattie infettive, come dire, qualche informazione ce l'ho anche. Dopodiché c'è anche il fatto che ci troviamo tutte le mattine a fare un briefing o ci troviamo a pranzo a parlare dei casi che ci sono e soprattutto a mangiare perché c'è della gente, c'è un ristorante qua vicino che voglio citare, si chiama Trattoria al Pozzo, faccio pubblicità, come dire, vergognosa, ma questi signori ci portano a mangiare 2 o 3 volte alla settimana e ci portano anche roba piuttosto buona, per cui siamo molto grati di essere nutriti dall'Osteria al Pozzo. Ciò detto, ci troviamo sempre, parliamo e vediamo un po' come vanno i pazienti e i casi clinici. E quello che si sta osservando ora è che l'utilizzo del farmaco che blocca il recettore della interleuchina 6, il tocilizumab, sta dando dei risultati molto molto interessanti, cioè su una riduzione nei ricoveri, diciamo, nei trasferimenti in terapia intensiva e della mortalità veramente molto significativi. Però attenzione perché non è un farmaco antivirale, è un farmaco che agisce sulla risposta immunitaria e blocca la catena delle citochine, la cascata delle citochine, come dire, il cosiddetto la tempesta citochimica, per cui è un farmaco che agisce bloccando i danni che fa il sistema immunitario. Non è un farmaco antivirale, per cui, come dire, dobbiamo stare attenti a questo fatto qui, che vuol dire da un lato che abbiamo un meccanismo d'azione molto chiaro, dall'altro che c'è margine per trovare dei farmaci antivirali che funzionino, cosa che in questo momento non pare accadere. Per cui, come dire. Assolutamente. Sì, no, questa è una cosa che magari vale la pena davvero di chiarire bene, perché molti pensano che questi farmaci vadano tutti ad agire sul virus. Invece una serie di effetti importanti, di danni importanti, sono causati dal nostro sistema immunitario che cerca di colpire il virus, ma va a far danni e a colpire un po' ovunque. E quindi
state utilizzando una serie di farmaci che vanno a tentare di calmare questo sistema immunitario che reagisce in maniera un po' sproporzionata per cercare di mitigare almeno i danni causati dal sistema immunitario, e a quanto pare sta dando ottimi effetti. Sì. Bene, oltre questo parliamo un po' dell'argomento topico del giorno, diciamo, che sono questi benedetti test sierologici. Allora, innanzitutto ci vuole spiegare chiaramente come funzionano? Allora, partiamo da un presupposto. Da queste parti abbiamo a che fare con il virus da poco più di un mese e mezzo. Di conseguenza, la possibilità di sviluppare diagnostici e di testarli in maniera adeguata, cioè di testarli su campioni veri, ovvero i plasma dei pazienti, c'è da poco tempo. Di conseguenza non c'è stato il tempo sufficiente per validare tutto quello che decine di aziende in Europa e non solo in Europa stanno facendo. Lo stesso vale per la Cina, ma sulla Cina preferirei non esprimermi, perché anche lì è successo di tutto di più. E, come dire, quindi il problema è che diverse aziende hanno messo a punto dei prodotti, dei kits per la misura di anticorpi contro il SARS-CoV-2, che è il nome del virus, che però non sono validati, e non sono validati perché devono seguire un percorso di miglioramento tecnologico che per motivi di tempo non è stato fatto. Cioè, in altre parole, se tu vuoi un buon vino invecchiato in barrique e fai la vendemmia a settembre o fine settembre, inizio ottobre, non è che il barrique te lo trovi a dicembre. Cioè, i 6 mesi sono 6 mesi, il che vuol dire che devi aspettare altro tempo, tutto lì. Qui è lo stesso ragionamento, noi stiamo cercando di fare un vino, cioè, come voler andare al primo vino barricato a dicembre, a Natale, non lo puoi fare perché non c'è stato un tempo per farlo, tutto lì. Il problema è quello lì, e di conseguenza i test che sono oggi disponibili hanno una specificità buona, cioè vuol dire che riconoscono soltanto quel virus lì, che poi non è neanche vero. Cioè, come dire, un tipo di test, quello che dosa le IgG, le immunoglobuline di tipo G, ha una buona specificità, quello sulle IgM è molto più ampia, è molto più blanda come specificità, voglio dire. Ma la sensibilità è molto bassa, cioè vuol dire questo, che gli anticorpi che tu misuri sono quelli che riconoscono il virus, ma non sempre li misuri. Mm-hmm. Cioè vuol dire che hai 40, cioè 30, 40% o qualcosa del genere di mancato riconoscimento, il che significa che su 100 pazienti che sono dichiarati negativi, 30 o 40 non lo sono. Cioè tu dici che uno è positivo perché ha gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 e lì va bene, però positivo cosa vuol dire? Che ha visto il virus. Da qui a dire che è infettante o infetto è un altro paio di maniche. Cioè, perché magari l'ho visto, che ne so, io mi sono fatto un'influenza a fine gennaio, quando c'era a San Geminiano la festa in ponte a Modena, mia moglie andava a sciare con i ragazzi, io sono rimasto a casa a letto, ho abbastanza pochi dubbi, cioè come dire, non ho molti dubbi che mi sia fatto il Covid-19, però non lo so. Se vado ad usarmi gli anticorpi, cosa che non ho fatto appunto perché non sono ancora buoni test, mica per altro, e magari salta fuori che io sono positivo, ma non so cosa, cioè se mi sono fatto la malattia 2 mesi fa, ovviamente ora non ho più problemi, cioè devo fare un tampone e tutto il resto, è ovvio, però non lo sappiamo ancora. Quindi diciamo, il problema è questo: su 100 persone 30 o 40 non sono rilevati. Allora a questo punto non puoi usare un test del genere se non per un motivo, cioè per fare indagini epidemiologiche e dire su popolazione intera, cioè su 1 milione di persone, quello che sta succedendo. Ma non lo puoi dire su di me o su di te, lo puoi dire soltanto sulla popolazione, devi fare studi di massa di popolazione per identificare non il soggetto, ma il trend del virus. Se lo fai adesso, lo ripeti tra 3 mesi, lo ripeti tra 6 mesi e vedi come varia l'andamento della conversione, che non vuol dire essere immuni, vuol dire semplicemente essere positivi, non significa essere immuni al virus, attenzione, ma come va il trend? Tutto lì. Però teniamo presente, per fare un altro esempio, che è come se tu andassi a Maranello a comprare una di quelle meravigliose macchine che fanno lì
E tu gli dici, vai a comprare la macchina, però ti dicono le gomme non so mica quale mettere, non è ancora stato deciso quale. Il volante, ma il volante potrebbe essere questo o quello. Il motore, boh, forse c'è quello elettrico che è pronto tra un po', ma non sappiamo quale mettere. E hai un 30-40% di probabilità di comprare una cosa che non funzioni. Te la compri? Eh beh, assolutamente no. Chiaro, ma no. A questo punto lei diceva, attenzione, non significa essere immuni. E quindi quando si parla di patentino di immunità? È una boiata clamorosa. Oh, questo è importante. Ma non è educato. Secondo lei può aver senso dire riammettiamo a lavorare le persone che risultano aver incontrato il virus nella propria storia clinica? Ma no. Proprio no, perché infatti non sa- è il problema di prima, no? Il problema di prima è quello del vino, cioè non sappiamo ancora quanto è maturo, cioè non sappiamo ancora quanto gli anticorpi diano protezione reale. Ma non è che non lo sappiamo perché siamo scemi, non lo sappiamo semplicemente perché in 3 mesi non lo puoi sapere. Cioè non hai fatto gli esperimenti, non ci sono ancora gli esperimenti che ti chiariscano il ruolo protettivo o non protettivo degli anticorpi. Non vuol dire che non lo siano. Vuol dire semplicemente che non è chiaro, che non è stato studiato, tutto lì. E quindi in effetti chi si assumerebbe la responsabilità di dire no, vai, tu sei tranquillo, tu sei Assolutamente. immune al virus? Sarebbe una follia. Riguardo i casi che sembrano comparire in varie parti del mondo di persone che sono risultate positive, poi guarite e poi sembrano essersi riammalate, secondo lei c'è stato un errore nel diagnosticare la guarigione oppure è probabile che non ci sia un'immunità da questo virus? Allora, se il sistema immunitario non fosse in grado di indurre una risposta protettiva, ovviamente non sarebbe una bella cosa, ci sarebbe da preoccuparsi. Il problema è che, come accennato, non sappiamo bene cosa accada per problemi di tempo, non abbiamo il tempo per capirlo. Non c'è un problema nell'infezione, l'infezione controllata in modo adeguato. I casi che tu dicevi prima probabilmente sono stati o misdiagnosticati, cioè diagnosticati non correttamente o più semplicemente nei pazienti che non avevano ancora rimosso il virus, cioè erano ancora infetti e tecnicamente malati, il rinofaringeal swab, cioè il tampone, per capirci, non è riuscito bene, è stato fatto in modo non adeguato o anche nella rinofaringe non c'era abbastanza virus da essere misurato. Teniamo presente che i tamponi hanno anche loro una sensibilità che va intorno all'80%, che vuol dire 20% non li trovi. E tanto è vero che ci sono pazienti ricoverati che hanno la polmonite interstiziale, tutti i crismi di Covid-19, ma hanno il tampone negativo. Ma è palese che hanno questa roba, non c'è dubbio. Allora il problema diventa, io devo mettere in moto diverse branche del sistema immunitario per indurre una risposta efficace. E probabilmente devo usare dei trucchi che noi immunologi, grazie al cielo, abbiamo imparato per far funzionare più cose, cioè far funzionare sia l'immunità anticorpale che l'immunità cellulo mediata. Facendo questa cosa qui riusciremo a mettere in moto diverse parti della risposta immunitaria e a superare un eventuale problema di scarsa funzionalità degli anticorpi, che però, ripeto, è un problema che non sappiamo ancora se c'è o non c'è. Ho capito. E questo credo che renderebbe anche più difficile eventualmente la creazione di un vaccino, oppure no? Non è che ti ingessi la gamba prima di andare a giocare a pallone, semmai te lo fai dopo, no? Allora, aspettiamo di vedere come funziona il vaccino e quali sono le risposte che vengono messe in moto, perché se vengono prodotti anticorpi neutralizzanti ad alta efficacia, ad alta affinità, il problema è risolto. È risolto nel senso che il vaccino funziona. Dobbiamo capire come vengono prodotti e non solo, ma se oltre agli anticorpi c'è anche un altro tipo di risposta immunitaria che il vaccino mette in moto, che accade in molti vaccini. È abbastanza normale, voglio dire. Però, ripeto, va studiato. Stiamo parlando di un virus che è arrivato in Occidente da un paio di mesi scarsi. Quindi c'è la gente sta lavorando come abbiamo fatto noi, giorno e notte, sabato e domenica, per questo motivo. Assolutamente. Un'ultima domanda. Io ieri avevo annunciato, insomma,
sui social, in particolare su Instagram, che avrei avuto l'onore di intervistare, uno dei migliori immunologi al mondo. Ora, la domanda che hanno fatto alcune persone, mi hanno detto, chiedigli, ma chi ha un'azienda e per esempio vuole fare questi test sierologici ai propri dipendenti per riammetterli? Alla luce di quello che abbiamo detto, sembra che non servano. Esatto. Come si può gestire eventualmente la situazione? Ah, deve aspettare che vengano fuori dei test sierologici attendibili, ma attenzione, io sto parlando di quello che accade fino ad oggi, che è il 17 aprile. Se domani mattina salta fuori uno che fa un ELISA, un test particolare diverso da quelli attualmente presenti, e come dire, dalle mie informazioni riservate so che ci stanno lavorando almeno 3 o 4 grossi gruppi e dovrebbe saltare fuori qualcosa nel giro di qualche settimana, come test, come cose fatte bene, insomma, come attendibilità. A questo punto c'è il blocco fino al 3 maggio, no? Quindi fino al 3 maggio siamo tutti tranquilli. Dopodiché vediamo cosa succede, perché è probabile che escano dei test che siano molto, molto affidabili, e su quelli ci baseremo. Ma è un fatto, ripeto, è un problema in tempo. Io capisco che tutti siamo stressati, tutti vogliamo uscire, anch'io voglio andare al ristorante a mangiarmi gnocchi e tigelle, qui a Modena è un classico, insomma, o a fare un minimo di vita sociale con gli amici e quant'altro. Però in questo momento non si può, cioè non si può e non si deve. Non si deve, perché altrimenti torna fuori il botto. Per fare quello che dicevi tu, aspettiamo un attimo, non ci facciamo prendere dalla fretta e aspettiamo di avere i test adeguati, che in questo momento purtroppo non ci sono. E tanto è vero che il nostro commissario Venturi in Emilia Romagna ha semplicemente proibito di farli ai laboratori privati, che vuol dire che tu non è che puoi andare in un posto o nell'altro e dire ho il patentino, no? Non si può. Te lo fai questo tipo di test, lo facciamo in ospedale, ma lo facciamo in policlinico, voglio dire, però con tutte le dovute cautele, nel senso che viene accoppiato ad altri tipi di esami, e in questo momento il test viene fatto per capire cosa succede. Non si fa diagnosi col test, sia ben chiaro. Cioè viene usato per vedere la correlazione con il tampone, con la clinica e con tutte le cose che devono essere fatte. Quindi calma, cautela, aspettiamo un attimo, non facciamoci prendere dal panico, questo signore, questo virus è un patogeno pericoloso, mortale, e quindi va trattato come tale. Benissimo. Grazie davvero di cuore per la disponibilità e soprattutto per il lavoro straordinario che state facendo. E in bocca al lupo soprattutto. Grazie mille.